Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti. E allora, aspetta che mi metto un attimo bene la telecamera. E siamo qua per quest'altra diretta, nel mentre che aspettiamo che qualcuno viene, si colleghi nella diretta. Vi volevo ricordare di comunque sostenere il progetto MarkeCraft attraverso una campagna di abbonamento sulla piattaforma di Patreon. Basta che andate sul sito di patreon.com, cercate MarkeCraft e vedete tutte le tre fasce di abbonamento. Oggi diciamo che è stata un po' una sorpresa perché io non me l'aspettavo. Ci ha contattato per fare una diretta, quella che stiamo facendo oggi, Monia, che diciamo che io dico che è la coordinatrice, poi spiegherà meglio lei all'interno di che figura è all'interno del gruppo Folk Limmatti Montego. E io ho accettato, abbiamo accettato di conseguenza di fare questa cosa perché la tradizione, il folklore o comunque quello che fanno loro va potenziato e va fatto vedere a più persone, va fatto conoscere, soprattutto conoscere a più persone. E quindi noi abbiamo accettato e oggi c'è questa diretta con Monia che comunque ci darà una panoramica e faremo una chiacchierata con lei parlando del gruppo, di quello che fa, del loro libro. E se qualcuno di voi vuole, ha delle curiosità, vuole fare una domanda, scrivete nei commenti, che poi dopo io, verso la fine, adesso vediamo quanto durerà questa diretta, lo riporto a Monia e tranquillamente lei vi risponderà in diretta. Quindi adesso io sto zitto e vi presento Monia. Ciao Monia. Ciao, buon Ciao. pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Federico e grazie per l'opportunità che ci dai, che mi dai per poter parlare e valorizzare le nostre tradizioni marchigiane. Grazie a te per averci contattato. Ascolta, per chi non vi conosce, c'è una panoramica generale di chi sei, del gruppo Folk, perché magari ci può essere una persona che sia del territorio, però non vi conosce più di tanto. Quindi se ci racconti un po' la vostra storia, la tua storia, tutto quello che ti viene in mente, insomma. Certo, benissimo. Allora, sì, mi chiamo Monia, faccio parte del gruppo da quando si è costituito, quindi dal 2007. Perché? Perché il nostro gruppo, Limmatti del Montegò, poi vi andrò a spiegare perché ci chiamiamo così, perché abbiamo scelto di dare questo nominativo e che cosa facciamo nello specifico. Siamo nati nel 2007 come un'associazione culturale che ha ripreso la tradizione, i canti e i balli popolari di un tempo da un altro gruppo che si era estinto negli anni 80, il gruppo folk Val di Chienti di Montego Toroscalo. Di questo gruppo faceva parte mio nonno, che ha suonato l'organetto per oltre 50 anni in questo gruppo, era stato uno dei fondatori. E grazie a lui, grazie alla sua passione, grazie a quello che ci ha lasciato e tramandato, quindi alla sua eredità, mio padre, che anch'egli suonatore dell'organetto, attualmente fondatore e presidente del gruppo, Claudio Scocco, e abbiamo deciso appunto di costituire questo gruppo Limmatti de Montego. Essendo di Montecosero, quindi abbiamo scelto di dare questo nominativo per valorizzare proprio le radici, le tradizioni del territorio. Quindi abbiamo scelto Limmatti perché è un appellativo, un nomignolo con il quale sono chiamati tutti gli abitanti di Montecosero. Ma Matti perché?
Innanzitutto perché comunque c'è un detto popolare che ti vado a esporre, che vi vado a Vai, vai. esporre, è questo. A Montecò, se non si matto, non te ce vo', e se non si matto beh, non te ce vo' pegnè. Quindi è un dialetto proprio maceratese che traducendo significa se non sei matto, Montecosaro non ti accoglie, quindi non ti vuole, e se non sei matto bene, addirittura non ti ci vuole per niente. Questa leggenda viene riproposta anche oggi nell'ambito di un'antica tradizione che viene portata avanti a Montecosaro durante la festa del patrono, San Lorenzo, il 10 agosto, e c'è proprio una tradizione, una ricorrenza che è quella di percorrere la fontana del Cassero, che è il punto più alto del paese dove oggi ci sono i giardini del Cassero. Quindi dopo aver percorso fatto tre giri intorno alla fontana dicendo appunto questo detto, Montecosaro non si matto, non dicevo, se non si matto bene, non dicevo per niente, ricevi la cosiddetta patente da matto. Quindi sei proprio battezzato, c'è un signore che dà proprio un attestato, un riconoscimento e appunto viene data questa patente in ricordo di questa usanza che si faceva anni fa. Ma matti deriva anche da un'antica leggenda, quindi questa è venuta dopo, diciamo, forse da 30 anni, 30-40 anni che si fa questa ricorrenza, quindi di dare questo attestato, questa patente da matto. Però nome Matti tra miti e leggenda deriva proprio dall'antichità. Secondo alcune testimonianze, alcune leggende, Matti ci venivano chiamati gli abitanti di Montecosaro intorno al periodo della peste, quando la peste si era diffusa in tutti i paesi e gli abitanti limitrofi scappavano, diciamo che ricacciavano gli appestati, quindi non li volevano accogliere dentro le proprie mura, soltanto gli abitanti di Montecosaro, che erano così ospitali, così ci è stato tramandato e così vige anche ora questa peculiarità agli abitanti di Montecosaro, appunto soltanto gli abitanti di Montecosaro li accoglievano nelle proprie mura, perché noi viviamo a Montecosaro, che è un borgo medievale, erge su una collina e sotto le abitazioni del paese del centro storico c'erano le grotte. E si dice che appunto gli abitanti del centro storico accoglievano questi appestati all'interno delle grotte e delle proprie mura. E allora tutti gli abitanti vicino ci dicevano: ma voi siete matti che li accogliete e rischiate di appestarvi. Ecco, quindi questa è una delle tante leggende. Però c'è anche un fatto storico, vado avanti Vai, vai, vai. Elencare il nome e che abbiamo scelto accuratamente e deciso di portare avanti per far conoscere anche la tradizione del posto Montecosaro, che è entrato tra l'altro tra i borghi più belli d'Italia, uno dei borghi più belli d'Italia. E niente, il fatto storico è questo. Si dice che al periodo del 1300, quando Montecosaro era sotto il contado, la signoria degli Sforza, che regnavano a Civitanova appunto dista da noi circa 10 chilometri, era una famiglia quindi molto benestante e portava benessere, quindi praticamente non era così scontato il dover ribellarsi. Infatti, invece, gli abitanti di soltanto Montecosaro, che rispetto agli altri abitanti della provincia di Macerata, ha osato ribellarsi contro questa signoria, tant'è che solo gli abitanti di Montecosaro protestarono, fecero addirittura una rivolta in piazza Trieste e ebbero la peggio perché addirittura fecero proteste, andarono dal Papa. C'è proprio una testimonianza, un manoscritto che testimonia questo. E bene, ben 13 montecosaresi, quindi rivoltosi, furono giustiziati nel palazzo, impiccati in piazza Trieste e poi giustiziati nel Monte della Giustizia, che è il punto più alto di Montecosaro che attualmente c'è. E appunto quei matti derivano proprio da questo, cioè dal fatto che gli abitanti di Montecosaro erano stati gli unici così audaci e così matti, tra virgolette, a ribellarsi e a protestare per poter cambiare comunque la loro situazione di allora.
Infatti, a testimonianza di John, che oggi ben 13 rintocchi, le campane di Montecosaro risuonano ancora 13 rintocchi in onore di questi 13 guai de Montecò. Li chiamarono addirittura anche guai, è passata la storia come guai di Montecò, appunto in onore di questi matti. E niente, anche un'altra peculiarità, infatti Montecosaro deriva dal latino mons causarium, il monte delle cause. Ecco qua, quindi in onore anche di questo fatto storico e anche del fatto che sul punto più alto di oggi, dei giardini del Castro che ho ricordato prima per la patente da matto, vergeva proprio il pretorio, quindi il palazzo dove si decidevano le cause comunque. Io ho già due domande, ti interrompo subito, scusa. Sì, Ma prego. tutto quello che te mi stai dicendo, ti è Sì. passato per tradizione? Cioè, a parte che questa cosa qua, da tuo nonno a tuo padre, a te, è bellissima. Cioè, tutta la storia, tutto quello che ci stai raccontando adesso, ti è stato tramandato o hai fatto delle ricerche tue? Magari in degli archivi del comune, si immagino, non lo so. Allora, per quanto riguarda la parte storica, quindi della tradizione, dei canti e dei balli, appunto li abbiamo ripresi da mio nonno che ce li ha trasmessi dall'altro gruppo di Montecosaro negli anni 70. Invece la parte storica del paese Montecosaro, quindi sì, quando noi ci siamo costituiti nel 2007 abbiamo scelto Li Matti perché sapevamo che era un luogo comune, quindi un nome con il quale appunto venivano identificati gli abitanti di Montecosaro. Però da lì poi ho fatto una serie di ricerche, anche perché comunque sia nell'archivio storico di Montecosaro ci sono diversi, molti manoscritti che testimoniano proprio queste storie. Sapevamo di alcune leggende, però nel corso degli anni ho avuto modo di approfondirle, ecco. Ok, l'altra domanda, questa cosa qua dei tre giri della fontana che ti dà il patente da matto, io l'avevo sentita, In altri paesi delle Marche le fanno tipo, in ma materia. Matita è quando c'è stato Jovanotti, perché mi sembra in un'intervista il sindaco. Mi sembra che gli ha fatto fare il giro della fontana e gli dava la patente. E non, però io pensavo che fosse una cosa solo per Materica, cioè che era, però non, cioè, non No, capisco. Vai, vai. questa cosa è stata ripresa anche da Montecosa e da uno dei sindaci che ha regnato, cioè no, regnato, ha fatto diverse amministrazioni gli anni passati in Montecosa, l'ha istituita, mi sembra, 30 o 40 anni fa. E diciamo, ecco, è in primis ancora tutt'oggi questo signore che in età avanzata, l'ex sindaco, che è il primo che quando si fa appunto la festa del patrono e anche in un'altra festa che si fa a Montecosaro Alto dà proprio questa patente da matto. L'attestato lo scrive ancora tutt'oggi lui ed è lui che battezza perché dopo aver fatto questi tre giri intorno alla fontana c'è proprio un mestolo con l'acqua che te lo fa scorrere quindi in testa proprio in onore in segno di battezzare, ecco. Quindi praticamente, cioè, è una cosa vostra che Sì. questo ex sindaco si è, adesso la dico brutta, si è inventato, però gli altri, tipo questa cosa qua che sapevo di Matelica, è stata praticamente presa e tra virgolette copiata. O mi sbaglio, ho detto male. Non so chi ovviamente, cioè, non so se a Matelica si è iniziato prima a fare questa tradizione o meno, so solo che comunque anche in altre parti si fanno anche la Gubbio, mi sembri. Gli abitanti vengono chiamati lo stesso Matti e non so se c'è anche lì questa ricorrenza di girare intorno alla fontana. So solo che anche a Montecosaro, quindi non so se è lui, cioè se noi abbiamo copiato gli altri oppure gli altri hanno copiato noi. Questo non lo so. No, no, adesso per sapere, magari se mi veniva un'idea che non so se poteva essere una tradizione del maceratese, adesso la dico proprio a Ah. ragionandoci così, non lo so, perché avevo letto questa cosa qua di Materica, però boh, magari sbaglio io. No, magari
Potrebbe, cioè nel senso potrebbe essere materia anche di approfondimento il fatto queste tradizioni che sono, cioè non sono storiche, non si basano su fonti storiche, ma che sono nate nel corso degli anni, sono relativamente recenti, quindi perché no? Ok. Potremmo approfondire. E ci vuoi parlare del gruppo? Chi siete? Cosa Sì. fate? Bene, dopo aver discusso appunto ampiamente sul nome, vado avanti e vi racconto quello che in concreto facciamo da anni. Ecco, a parte nell'ultimo anno dove siamo stati costretti a fermarci per forze di causa maggiore, dal 2007 portiamo avanti la tradizione esibendoci, comunque facendo spettacoli. Con canti e balli la tradizione orale. In primis, quindi portiamo in scena il saltarello, che è il ballo tipico della nostra regione e che si differenzia da tutti gli altri balli popolari delle altre regioni, anche perché comunque il saltarello, è nato nell'Italia centrale e, è presente sì nelle altre regioni, quindi nel Lazio, Toscana, Umbria e un po' di Abruzzo, però nelle Marche il saltarello si, balla in un modo diverso rispetto alle altre zone, agli altri paesi. E oltre al saltarello portiamo avanti anche altri balli popolari che sono di origine contadina, come ad esempio la raspa. Adesso ve li vado a elencare sommariamente, poi magari ci potremmo soffermare sull'origine del nome di questi balli e su anche una spiegazione del perché si facevano e come venivano eseguiti. Quindi i nostri nonni, oltre al saltarello, ballavano la raspa, il pirulì, oppure che ne so, anche altri valzer che non sono nati in Italia, sono stati importati alla fine dell'Ottocento, ma che comunque i nostri nonni negli anni, no, nei secoli, quindi nel secolo scorso, nel 1900, negli anni 30 e 1900, portavano avanti. E facevano questi balli principalmente perché comunque non c'erano altre forme di svago e perché il ballo e il canto popolare era sinonimo di allegria, socialità e condivisione. Quindi i nostri nonni, al termine di una dura giornata lavorativa nei campi, erano soliti ritrovarsi nell'aia, cioè la zona antistante, la casa colonica agricola di un tempo, e lì si ritrovavano e facevano festa. Quindi diciamo così che il loro ritrovo era questo, quindi ritrovarsi nell'aia e stare insieme, non come noi, che oggi magari le nostre abitudini sono cambiate e si sono adeguate nel corso comunque della modernità, della tecnologia, eccetera. Cioè, quindi un tempo era molto vissuta la socialità perché non c'era appunto tecnologia, ma c'era proprio contatto umano, anche perché il saltarello è il ballo di corteggiamento per eccellenza, quindi tra un ragazzo e una ragazza, prima l'unica forma per conoscersi era proprio ballare il saltarello, perché era l'unico magari momento che una ragazza si poteva avvicinare ad un ragazzo. E quindi era proprio totalmente diverso. Quindi noi come gruppo cerchiamo di portare in scena la vita contadina di un tempo, quindi di scenare sia i canti che i balli. Ovviamente i balli e i canti accompagnavano tutta la vita dei nostri nonni, quindi dall'inverno all'estate, dalla primavera all'autunno. Quindi per ogni periodo dell'anno c'era un ballo e un canto tradizionale. E, come gruppo, quindi cerchiamo di portare avanti la vita contadina di un tempo facendola conoscere ai più giovani, ai bambini in primis. Infatti, nel corso di questi anni, oltre a partecipare a saghe, rievocazioni di lamentitura, trebbiatura, quindi lavori agricoli di un tempo, partecipiamo anche a rassegne nazionali di canto, essendo iscritti a una federazione, la FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, quindi abbiamo girato anche un po' l'Italia, da Messina, al Friuli o comunque ecco in giro per l'Italia, il centro Italia, a Roma. Abbiamo partecipato anche nel 2019 alla prima giornata nazionale del folklore in Italia e siamo stati ricevuti dall'allora Premier Conte, dimissionario Conte, e
E abbiamo rappresentato le Marche insieme a tanti altri gruppi dell'Italia. Ecco, quindi la nostra attività consiste in questo, quindi di portare alla luce le tradizioni della volta e di farle conoscere, di farle apprezzare e conoscerle. E, quindi oltre a proporre spettacoli, portiamo avanti anche dei progetti in primis con le scuole. Proprio perché crediamo che le generazioni future debbano sapere il nostro passato, perché comunque non ci potrà Esatto. essere futuro senza passato. Come ricordavi prima, l'importanza delle radici e delle tradizioni, deve essere vitale, è vitale anche e soprattutto in questo periodo che abbiamo riscoperto un po' di convivialità, anche se comunque non c'è modo di potersi vedere e di abbracciarsi, o comunque abbiamo riscoperto il valore prezioso della condivisione, della socialità che non deve perdersi. E proprio per questo abbiamo portato avanti da circa da anni, ecco, fino allo scorso anno, progetti nelle scuole di infanzia e nelle scuole primarie. Andiamo ad insegnare loro i balli, facciamo ascoltare la nostra musica, facciamo toccare con mano ai bambini che sono così entusiasti quando sentono il suono dell'organetto, quindi una musica per loro sconosciuta. Ed è bello vedere appunto lo stupore di questi bambini davanti ai costumi, davanti agli strumenti come l'organetto, il cembalo, il tamburello. Ed è bello perché comunque è uno stimolo in più. Ed è la missione appunto del nostro gruppo e della nostra attività culturale, quella di fare ricerca e di poter insegnare, trasmettere anche alle nuove generazioni. Niente, abbiamo. Ma a livello di, cioè nel gruppo c'è Sì. stato un ricambio generazionale nel senso di tradizione come te, da tuo nonno, tuo padre e poi sei arrivato tu? Oppure diciamo c'è ancora un po' lo zoccolo duro? No, no, c'è ovviamente perché comunque abbiamo bisogno anche di gente, di persone mature, diciamo così, non anziane, ma mature che sono i cultori della tradizione e che quindi sì, c'è bisogno di un ricambio di giovani, ma c'è bisogno anche degli anziani che sono lì e che ti danno consigli, ti stimolano anche a poter far Fare, meglio, nel senso esatto. quindi a fare. Infatti sì, nel gruppo c'è mio padre, c'è anche un altro signore, altri signori che suonano, che hanno da anni, che hanno suonato per diversi anni l'organetto, e c'è anche giovani come me che magari si sono avvicinati al mondo delle tradizioni proprio perché i loro nonni gli parlavano, gli raccontavano anche a loro quando erano piccoli che cosa era il saltarello, quindi cosa era l'organetto. E quindi sì, nel gruppo c'è proprio questa alternanza sia di persone più anziane, giovani e anche bambini, perché appunto grazie ai progetti nelle scuole abbiamo dato la possibilità a questi bambini di avvicinarsi al mondo del folklore e una volta terminati anche i progetti e le recite finali fine anno scolastico, durante l'estate ci ritroviamo con questi bambini e abbiamo proprio formato un gruppo dal 2012, un gruppetto di bambini, quindi c'è il gruppo dei grandi, il gruppo di bambini che anche loro hanno le loro esibizioni, che ovviamente sono un po' magari più si adeguano alla loro età, quindi con passi, con coreografie più semplici, ma che comunque l'importante è per questi bambini di poterli farle riscoprire la tradizione e farli divertire. Perché no? Esatto. Perché comunque abbiamo visto che comunque i bambini fino a una certa età, fino ai 12, ecco, fino ai 14 anni, hanno la curiosità, hanno lo stupore, perché soprattutto vedono nel folklore, quindi nei balli tradizionali, nel saltarello, una cosa nuova e quindi si avvicinano volentieri. Poi nell'età dell'adolescenza sono un po', diciamo così, un po' più restii. E come tutte le cose,
Vediamo, perché comunque in quell'età, ecco, magari i giovani sono un po' più in cerca di altre esperienze, quindi in cerca di altro. Ma magari poi comunque, adesso io immagino, però per chi, visto che adesso è stato un anno di, per questi ragazzi, per la maggior parte di DAD, ipotizzo, se una scuola vorrebbe fare un progetto proprio per magari staccare il cervello di questi ragazzi sui i cellulari, tablet, computer, eccetera, eccetera, quando, diciamo, tra virgolette, si tornerà alla normalità, come possono contattarvi per fare progetti insieme? Saremmo ben contenti di poter promuovere questi progetti nelle scuole, proprio perché, come stavi accennando, i ragazzi di oggi, soprattutto dopo questa esperienza negativa, hanno bisogno di essere creativi, quindi di ritornare comunque a toccare con mano le cose, di essere creativi, non solo quindi nella mente, ma anche di proporre laboratori proprio manuali. Questo ci siamo resi conto nel corso degli ultimi anni, perché la generazione adesso è abituata a stare ferma sempre davanti alla tecnologia, quindi davanti a un tablet, davanti a un computer, davanti a un telefono che sia, e quindi non sono più abituati anche al movimento, anche alla coordinazione e anche proprio alle cose manuali. Ecco perché negli ultimi anni, oltre a proporre balli, canti, abbiamo proposto anche dei laboratori di giochi popolari, quindi che stimolassero anche la creazione manuale di questi bambini. E, progetti che chi fosse interessato può contattarci direttamente, appunto trovando i nostri recapiti sul sito www.limattidemonteco.it, oppure ecco, può consultare anche le nostre pagine social, Facebook o Instagram e contattarci. Sarebbe bello, anche perché prima che iniziasse la pandemia, lo scorso anno avremmo dovuto riniziare un progetto nelle scuole primarie che avrebbe abbracciato sia i canti e i balli, anche i giochi popolari. Quindi potrebbe essere sicuramente una cosa che da valutare, ecco, per chi fosse veramente interessato a dare un nuovo stimolo a questi ragazzi di oggi, soprattutto dopo la È un pandemia. periodo abbastanza duro per questi ragazzi. No, perché mi veniva in mente, visto che se non sbaglio, da ultimo DPCM credo che apriranno dopo Pasqua fino alle primarie, se non mi sbaglio. Quindi Sì, magari, dovrebbe. visto che arriva la primavera e visto che sono stati un anno praticamente dentro a un PC dentro casa, magari potrebbe essere un motivo in più per fargli conoscere tradizioni, per scollegarsi un attimo, per trovare quel contatto, quel folklore che le tradizioni comunque sia, ma anche quell'allegria che vuoi non vuoi le tradizioni, quello che fate anche voi, ti trasmettono, perché comunque credo che c'è anche un calore diverso, insomma, in quello che fate voi, in come lo trasmettete. Allora, prima, adesso parliamo un po' della parte brutta della diretta. Parlavi di pandemia. Questo periodo, diciamo, brutto, come l'avete passato? Come avete cercato un attimo di sopperire a questa mancanza immagino, eventi, sagre o comunque queste cose qua, insomma. Guarda, l'ultima manifestazione a quale abbiamo partecipato lo scorso anno, prima che ci fosse il lockdown generale di marzo, era stata proprio una rassegna di canti popolari a Bergamo. Era inizio la metà di gennaio, poche settimane prima che scoppiasse su i casi, che ci fosse tutta la situazione magari brutta che c'è stata, quindi perché Bergamo è stato uno dei comuni più colpiti.
E quindi è stata una delle ultime manifestazioni e eventi pubblici ai quali abbiamo partecipato. Poi, come ogni attività culturale, anche ogni altra manifestazione, quindi siamo dovuti fermare. È stato un periodo comunque di fermo, ma che ci è servito a poter portare avanti quelle cose di ricerca che comunque nel corso degli anni stavamo portando avanti in parallelo. Ricerca perché comunque per essere innovativi, per cercare di poter dare sempre qualcosa in più ai sostenitori, agli appassionati, c'è sempre bisogno di reinventarsi, ma facendolo con criterio, quindi in questo caso sempre alla scoperta di nuove tradizioni. E seguendo appunto questo filone, abbiamo nei mesi di fermo. Abbiamo messo in pratica un progetto che volevamo e avevamo in mente di portare avanti da anni, ovvero la pubblicazione di un libro, quindi di poter pubblicare un libro che raccogliesse le nostre tradizioni, quindi i canti e popolari di un tempo, che se non avessimo portato avanti e pubblicato con un libro, probabilmente comunque tra un po' d'anni, tra un paio d'anni, quando ovviamente come tutte le cose, speriamo di no, però tutte le cose cercano comunque di avere un ricambio, quindi con il libro speriamo che questa sia una testimonianza futura da poter poi mostrare, perché no, sia nelle scuole e anche nelle varie biblioteche delle Marche. E quindi abbiamo pubblicato questo libro. E ve lo vado a mostrare. Il libro è un salto nel folklore, quindi l'ho scritto insieme a mio padre, appunto, perché grazie a lui quindi sono raccolti le testimonianze del gruppo, quindi di mio nonno di un tempo, e abbiamo steso, quindi pubblicato questo libro con tutti i testi in dialetto. Dei canti popolari di un tempo. Ovviamente oltre al testo c'è anche la descrizione e la specifica di ogni canto. Tutto questo non sarebbe stato possibile però se non avessimo trovato una casa editrice che avesse creduto in noi e che avesse appoggiato il nostro progetto. È una casa editrice marchigiana che valorizza il territorio e al quale siamo molto grati perché comunque ha creduto e crede in noi. È la Giaconi Editore e grazie a loro abbiamo realizzato così questo nostro progetto che speriamo sia destinato comunque a poter essere valorizzato nel corso degli anni. Ovviamente quindi durante questo il nostro libro, Un salto nel folklore, è stato pubblicato, quindi la prima pubblicazione che abbiamo fatto è stata a Montecosaro il 5 luglio dello scorso anno. E è stato comunque un evento ridotto perché se è vero che durante l'estate scorsa è stato possibile organizzare qualche presentazione, quindi con le dovute limitazioni, con le dovute accorgimenti in ambito di sicurezza, sono state comunque le presentazioni ridotte, quindi con un pubblico ridotto, eccetera. Però diciamo che da luglio, nei mesi luglio fino a settembre, luglio, agosto, settembre, abbiamo portato avanti una serie di presentazioni in presenza e facendo conoscere comunque il libro un po' nei vari paesi marchigiani. Poi ci siamo dovuti arrestare e speriamo che quest'anno potremmo continuare con la nostra opera, ecco così. Ma Se quindi è vero potete che... fare, scusami, ma quindi potete fare anche delle presentazioni tipo in spiaggia? Sì, guarda, ci è capitato in diverse zone fare presentazioni. Abbiamo fatto in spiaggia lo scorso anno, in spiaggia, nelle cantine, quindi abbinandola alle degustazioni comunque di prodotti marchigiani. Le abbiamo fatte anche nelle piazze tipo in San Genese, abbiamo partito Caldarola o Sant'Elpidio o anche a Serra dei Conti, quindi in varie province, sia del Fermano, Marchigiano e dell'Anconetano. Abbiamo fatte circa una trentina e speriamo di farlo conoscere sempre più perché comunque abbiamo fatto questo libro cercando di dare un criterio ben definito, cioè i canti orali non sono raccolti così alla rinfusa, ma seguono un ordine ben preciso, cioè ci sono i canti che seguono proprio lo svolgimento calendariale dell'anno agricolo, quindi come si faceva una volta,
ripercorrendo le stagioni, quindi sono i canti dell'inverno, i canti della primavera, i canti della bella stagione, quindi quelli che i nostri nonni intonavano durante i lavori agricoli, quindi la mietitura, la trebbiatura. E anche i canti d'amore e di scherno, perché, come accennavo prima, oltre al saltarello, anche il canto era un'importante arma di corteggiamento. Quindi ci sono i cosiddetti stornelli a dispetto, quindi quelli che un ragazzo e una ragazza si facevano, quindi si cimentavano ad intonare, perché comunque prima non era, non c'erano altre occasioni per parlarsi, quindi si parlava attraverso il canto e si conosceva attraverso il ballo. Quindi ecco, il nostro desiderio è quello, e la speranza è che se è vero che dobbiamo rimanere fermi in ambito dello spettacolo, quindi a proporre balli e canti per altri un po' di mesi, speriamo che magari per questa attività culturale si possa portare avanti anche per l'estate, speriamo, pandemia È permettendo. bella questa cosa che avete, diciamo, tra virgolette, occupato il periodo di quarantena, pandemia, facendo questo libro, che è interessante, bello. Sì, poi ricordo che sotto ho messo per chi lo volesse prenotare, c'è il link dove potete prendere il Sì, libro. esatto, esattamente. Il libro infatti è presente sì, nel sito online della casa editrice giaconeditore.com, oppure basta cliccarlo anche sul motore di ricerca Google, Un salto nel folklore, e ci sono i vari link dove è possibile acquistarlo nelle varie librerie online d'Italia. E per quest'anno avete qualcosa? Hai qualche progetto? C'è qualcosa nell'aria? O è ancora, diciamo, troppo presto, incerto? Sai che ti ho fatto una domanda scomoda. Se vuoi, non No, rispondere, vai tranquilla. diciamo che di idee e di progetti ce ne sono diverse. Purtroppo dobbiamo però limitarci alla situazione attuale e ci dobbiamo adeguare, ecco così. Però progetti ce ne sono sempre nell'ambito della ricerca e cioè, proseguendo comunque quello che abbiamo iniziato con questo libro. Quindi, abbiamo progetti, sì, speriamo di poterli mettere in pratica. Ti va di leggerci qualcosa del libro che avete pubblicato? Sì, guarda, Ah, poi volentieri. aspetta un attimo, aspetta, ricordo che a chi ci sta vedendo, se avete domande da fare, scrivetelo nei commenti, che poi dopo lo leggiamo insieme. E Monia, prendi pure un sorso d'acqua, vai tranquilla, che è 40 minuti che parli, quindi non ti preoccupare, No, prenditi. bene, bene, bene così. E quindi chi vuole, chi ha curiosità, chi vuole sapere qualsiasi cosa che magari non abbiamo detto, se volete scrivete nei commenti, che poi lo leggiamo e Monia vi risponde. Vai. Sì, allora, vi leggo un canto infantile che era tipico fare, che è solito in questi giorni di fine marzo. E si intitola Lo scacciamarzo, è un canto di questua infantile. Innanzitutto, qui poi all'interno c'è la spiegazione di quelli che erano i cosiddetti canti di questua. Erano dei canti della tradizione orale che i nostri nonni o comunque gruppi di persone facevano andando di casa in casa e in cambio però chiedevano qualcosa per ricompensarli del canto che andavano ad eseguire al vergaro o la vergara di casa. Appunto si chiamano questo perché il latino de questo deriva proprio dal latino querere che significa chiedere. Quindi quando loro andavano di casa in casa ad eseguire il canto, chiedevano in cambio dei doni che potevano essere principalmente che erano appunto le uova, vino, oppure quello che avevano in casa, anche
uova, vino, oppure anche le salsicce, quindi anche qualcosa di quello che avevano in casa, quindi del maiale, che era sinonimo comunque di abbondanza, quindi era l'unico animale che dava nutrimento e che comunque tutte le parti del maiale venivano usate poi per sfamarsi, diciamo così. Quindi oltre ai canti di questo, che adesso sono arrivato ad elencarvi, che poteva essere la Pasquella, non so se l'ha mai sentita dire, la Pasquella, la Passione, il Cantamaggio, quindi questi canti di questo. E di questi però c'erano anche alcuni tipi infantili, cioè quelli che venivano fatti non da persone adulte, non da gruppi di cantori, ma dai bambini. E appunto quello che vi vado a leggere ora è lo Scacciamarzo, e venivano fatti dai bambini che nell'ultimo giorno del mese di marzo, il 31, uscivano dalle loro case e appunto questi cortei di bambini cercavano di andare di casa in casa e intonavano questo canto, chiedevano principalmente alla Vergara le uova per farci il ciambellone, quindi a loro non bastava, bastavano talmente poco, e quindi non sono esigenti come potrebbero i bambini di oggi, che vogliono magari in cambio un tablet, un telefono, o No, comunque qualcosa di materiale, a loro bastava semplicemente le uova per farci poi la ciambella. Quindi da qui notate anche la diversità dei tempi di allora con quelli di oggi. esatto. Allora, ve le vado a leggere in dialetto, quindi magari se poi dopo qualcuno Se c'è non qualcuno che riesce. non capisce, scrive nei commenti e poi rispondiamo. Esatto. Ovviamente qui, diciamo così, noi quando presentiamo questo testo, diciamo che lo scacciamarzo è sinonimo di Halloween. Perché? Perché tu mi dirai? Perché i bambini, quando facevano delle richieste, se alle loro richieste la Vergara, che li accoglievano in casa, non davano nulla, loro in cambio davano delle cosiddette imprecazioni, cioè nel senso delle ingiurie che rivolgevano alla Vergara perché lei non dava loro queste uova. Quindi diciamo così una sorta di dolcetto scherzetto all'americana, all'Halloween, ecco, se vogliamo farci e vederci questa similitudine. Allora, lo scacciamarzo. Fora marzo dentro aprì, fora lodeli contadì, sella amato locami, mese rotta la pignola, fori Vergara da cellova. Se ce dai qualche cosetta, tutto lo jitte se rinfresca, se che cosetta angevoli dà, tutto lo jitte se possa secca. Fate presto e non tardate, che dal ciel cade la brina, fa venir la tremarella, da cellova pela ciambella. Scappa fuori una vecchiarella con tre o sulla pannella, scappa fuori un vecchiarello con tre o sullo cappello, scappa fuori la Vergara con tre o sulla spara, scappa fuori lu Verga con tre o sulle ma. Fate presto e non tardate che dal ciel cade la brina, fa venir la tremarella da cellò pela ciambella. E se non ce date niente che ve piglia un accidente, tanti chioi sul pelo muro, tanti cegoli là lo culo, tante bollette sotto le scarpe, tanti cegoli là le chiappe, tanti chioi sul pelo la porta, tanti cegoli là la groppa. Se qui non se piglia niente, gli moci subito via, augurando ogni accidente, ci sarà pur la buona gente che se intenne la pascio, ci darà quattro ore per fa colazione. Ecco, quindi Bello. canto finale dello Scacciamarzo, che i bambini, così divertendo, si intonavano di casa in casa e a loro Questo lo bastava. fate in questo periodo qua proprio è di questo periodo oppure Sì, no, è proprio di questo periodo, perché infatti all'inizio del canto dice fuori marzo, dentro aprile, cioè ah, esce okay. marzo e entra il mese di aprile, no? E quindi è un cambio, diciamo, è un canto così di cambio stagione, quindi primaverile, l'abbiamo messo quindi all'interno dei canti che fanno parte del ciclo della primavera, dei canti della primavera. Perfetto. E non so, vediamo se c'è qualche commento da qualcuno. Ancora non c'è. Sui vestiti che vi portate voi, che vi mettete voi, ce ne vuoi un attimo parlare come perché i vestiti.
Ok. Allora, guarda, ti faccio vedere anche qua una foto, così magari la mostro e vi parlo dei vestiti. Allora, potrebbe essere. Allora, tipo questo. Non so se si vede. Ecco, perfetto, bello. Si vede, si Perfetto. vede. Ok, quindi questo è un vestito che abbiamo ripreso dai, diciamo, componenti del gruppo Folk Val di Chienti, Monte Cosaro Scalo, ma che ripropongono diciamo così, i costumi del Novecento, dei nostri contadini. Allora, noi come gruppo abbiamo scelto di prendere gli abiti della festa, quindi le donne indossano delle ampie gonne colorate, arricchite con pizzi e merletto, quindi era il giorno che indossavano di solito il giorno di festa, quindi per andare a messa, diciamo così. Sotto, in questa foto non si vede, ma sotto la gonna le nostre nonne indossavano i mutandoni. I mutandoni erano di cotone È e vero. terminavano, adesso non so se riesco qualche altra foto a farvi vedere che cos'erano effettivamente, ma per prendervi l'idea erano appunto dei collant, diciamo così, che oggi indossiamo, ma che allora venivano chiamati appunto mutandoni e venivano indossati sotto la gonna. Erano di cotone bianco solitamente. Poi sopra la gonna, che in dialetto maceratese viene anche chiamato guarnellu, c'è questa parannanza. La Ok. pannella o in dialetto, che No. serviva appunto quando le nostre nonne andavano nei campi, quando ritornavano dalla raccolta delle verdure, mettevano sopra le uova o le verdure e quindi Se le portavano. piegavano la pannella, diciamo così, il grembiule e lo portavano in casa. Poi in vita indossavano un busto, qui dalla foto non si vede, ma il busto era principalmente in velluto. Di quale materiale? Materiale di velluto. E all'interno vi erano proprio delle stecche in ferro che servivano a sorreggere la vita, a renderla un po' più rigida. E sopra vi erano appunto una camicia bianca, noi l'abbiamo scelta, ecco, lì non si vede, ma in altri abiti abbiamo una camicia bianca con dei pizzi e dei merletti, con un fiocco rosso che chiudeva i bottoni davanti, che chiudono i bottoni davanti. E sopra, in questa foto non si vede perché questa foto è stata scattata d'estate, quindi puoi capire quando con il caldo si indossa tutti questi abiti, fa talmente caldo che praticamente noi a volte ci togliamo anche sopra, perché sopra la camicia abbiamo lo scialle, Ah, ok. tipo un fazzoletto, tipo Sì. come quello che indossa l'uomo, ma uno scialle colorato, principalmente di fiori. Quindi ovviamente noi come gruppo, quindi tutte le donne del gruppo indossano delle gonne diverse, colori diversi, però hanno la particolarità che hanno tutte le pannelle, tutti i busti e i scialli uguali. L'uomo invece abbiamo scelto anche dell'uomo la divisa appunto della festa, quindi non indossano i cosiddetti calzoni o le calze a tre quarti che indossavano nei campi i nostri nonni, ma quindi un pantalone nero, un gilet sopra, lo corpetto in dialetto. E sopra in vita avevano questa fascia, una fascia rossa, e al collo il fazzoletto. Ecco, li abbiamo scelti di raso, di colore rosso, ri riprendendo i colori, come dicevo prima, del gruppo dal quale proveniamo. E in testa appunto un cappello di paglia che serviva per ricoprirsi, Dal appunto, sole, no, ricoprirsi, ripararsi dal sole, esatto. di paglia. Quindi non abbiamo ripreso le camicie a scacchi oppure i calzari corti, quelli che erano gli abiti che di solito si indossavano da lavoro, quindi dopo una giornata di lavoro. Se Così. c'è, se avete dei commenti da fare, fatelo, perché mi sa che ti ho fatto parlare per Ovviamente. 45 minuti, sai che cioè, è Ovviamente. interessante, però vai, vai. No, dico ovviamente per i più appassionati, chi volesse appunto approfittarne per fare
un'ampia così, cultura della storia marchigiana, quindi nel libro sono proprio documentati e spiegati nei minimi dettagli, quindi quello che ho elencato sommariamente ora, anche nell'ambito del costume. Perfetto. Ma voi avete anche un canale YouTube per caso o solo Sì, Facebook? Ah, ok, abbiamo perfetto. il canale YouTube di Matti De Montego 1. Ok, perfetto. Quindi magari le persone che vogliono, che ci stanno vedendo adesso, che ci vedranno più in là con la registrazione di questa diretta, possono anche, per capire di quello di chi siete voi, chi siete dei canti, eccetera, eccetera, possono anche vedere in un canale YouTube, il vostro canale YouTube, così almeno entriamo un po' più nel vivo del vostro gruppo. E guarda, io ho un'altra domanda. I commenti, forse non so, non è venuto, non c'è nessun commento, però magari arriveranno più tardi o comunque nelle prossime ore, perché comunque questa diretta rimarrà sempre sulla pagina di Markecraft. Io ce l'ho un'ultima domanda da farti, nel senso che comunque quello che hai raccontato, cioè, non lo ripeti a pappardella, tanto perché lo devo ri ripetere, ma si vede che c'è una passione dentro. Cioè, cos'è che adesso io immagino che tu abbia sui 30 anni, adesso sto immaginando, Giusto. ok? Cos'è che ti fa dire continuo, voglio continuare? Magari anche a fare come ho fatto in periodo di pandemia questo libro, continuare magari a contattare come ci hai contattato per far capire, per fare questa diretta, eccetera, eccetera. Cos'è che ti fa andare avanti e magari non dire basta perché voglio altro? Non lo so. Cioè, cos'è che ti muove dentro su quello che fai, sul tuo impegno che c'è dentro, come credo tutti gli altri, dentro di te, insomma. Bella domanda, cioè nel senso molto interessante, anche Nel senso, perché io perché. mi immagino, adesso io vado quasi per i 40, io mi immagino una che ha sui 30 anni. Adesso lo dico banalmente, non me ne voglia nessuno, però magari vorrei altro, vorrei ambisco verso altro. Non è per dire che questa cosa qua che tu stai portando avanti, tu, tuo padre, tutti gli altri, non è da portare avanti assolutamente, però io mi accorgo sempre di più con il fatto degli artigiani, che c'è proprio un cambio, ad esempio, c'è un cambio generazionale. E quello che, ad esempio, parlando con Marco che fa il tamburello, fa le gnacchere, andandoci a parlare, che una volta sono andato a Caldarola, poi abbiamo fatto una diretta su Instagram, cioè lui vedi proprio che c'è la passione, cioè, lui mi ha detto una volta, mi ha detto: io ho proprio il folklore nel sangue. Ma proprio te, e me sta cosa, ma è stata bellissima. Cioè, cos'è che a te a livello emotivo o per altre cose ti porta avanti nel non mollare? Ecco, è proprio quello, la passione innata che, essendo appunto io ballo il saltarello da quando avevo 10 anni, da quando ho Bellissimo. compiuto 10 anni, e ho iniziato anche a suonare l'organetto da 6-7 anni, quindi è una passione che o ce l'hai o non ce l'hai, cioè nel senso io, secondo me, perché comunque sì. Ecco perché io continuo a voler diffondere e appunto portare avanti i progetti cominciando proprio dall'infanzia, perché comunque i bambini sono
sono coloro che sono persone fertili, cioè nel senso che tu li puoi creare il loro interesse, li puoi stimolare fin da piccoli, perché comunque imparano subito e sono fertili, diciamo così, perché oltre ad apprendere subito hanno una testa, diciamo così, libera, quindi non hanno condizionamenti all'esterno, quindi ciò che invece, ahimè, quando si inizia a crescere all'età adolescenziale, invece i ragazzi si lasciano un po' così dire influenzare dall'esterno, oltre che dalle amicizie. Quindi, ritornando a quello che mi dicevi prima, sono convinta che se tu nasci in un ambiente o comunque fin da piccolo sei abituato ad ascoltare musica popolare in questo senso, comunque tradizionale, vivi in un ambiente, una casa oppure in una scuola, nel caso dei progetti, e senti fin da piccolo queste cose, quindi anche parlare in dialetto, raccontare i racconti di come si viveva allora, di quello che si faceva un tempo, credo che poi questa passione nel corso degli anni pian piano aumenti. E è quello che è successo a me. Ecco, io posso essere una testimonianza del fatto che la passione, come dicevo prima, ce l'hai o non ce l'hai. Io ho avuto la fortuna di vivere in un ambiente che comunque dove si respirava più allegria, perché mio nonno, io ricordo, come ho raccontato anche nel libro, che prima di creare il gruppo Li Matti di Montecò, una decina di anni prima, io da 10 anni appunto, quando avevo 10 anni, mio nonno insieme a un anziano di Montecosa che faceva parte anche lui del gruppo, dopo che si era sciolto il gruppo Val di Chienti, si ritrovavano d'estate all'interno del loro garage, quindi nelle serate d'estate, e avevano radunato, grazie alla collaborazione delle maestre a quell'epoca di Montecosero, avevano radunato circa 40 bambini, e quindi noi, tra i quali c'ero anche io, e noi d'estate, mi ricordo proprio che appunto passavamo le serate, oltre che prima a divertirci, a giocare insieme, però passavamo quella mezz'ora ad imparare appunto il saltarello. Quindi quelli erano dei momenti di festa di un tempo, anche comunque si respirava un'aria diversa, anche tra vicini. Anche cioè, era un'altra epoca, anche se si tratta di 20 anni fa, però vedi proprio il cambio generazionale di un'epoca che comunque è diversa da oggi. E quindi poi noi quell'anno, come racconto nel libro, si era formato il gruppo dei Pulcini di Montecosero, si chiamava così, noi per 2 anni d'estate divertivamo ad esibirci anche in piazza, appunto a Montecosero, in occasione della festa del patrono, comunque in altri paesi limitrofi, Civitanova, eccetera. Quindi da quel periodo poi mi sono appassionata sempre più e ho cercato di approfondire altri aspetti della tradizione. Quindi ecco, nel mio caso la passione c'è perché comunque sono nata e vissuta in un ambiente fertile, diciamo così, molto, molto, diciamo così, che ha valorizzato le tradizioni. Perfetto, benissimo. Allora, vabbè, siamo arrivati, abbiamo fatto quasi un'ora, mancano 2 minuti. E se ci nel mentre ci aspettiamo, se ci sono qualche commenti, allora se volete visitare il sito è questo qua sotto che vedete scorrere. Se invece a questo punto io ve lo consiglierei, andatelo a prenotatelo il libro. Questo. Questo qua, esatto, il link è qua sotto, giaconeeditori.com/prodotto/un salto nel folklore. Comunque, come ha detto Monia, basta anche andare su Google, un salto nel folklore, e lo trovate direttamente. E ragazzi, andateci, insomma, spendiamo questi soldi, perché queste cose, secondo me, vanno aiutate, visto che ci sono gente giovane che cerca di portarla avanti, quindi tanto di cappello. E allora io ti ringrazio tanto, Monia, di comunque Grazie, aver fatto un'ora, di averci descritto tutto, raccontato tutta la storia che c'è dietro. E magari
quando si potrà, ci vediamo di persona e vediamo di fare qualcosa. Io Volentieri. ricordo, come? Volentieri, volentieri. Perfetto. Io ricordo che per chi volesse o chi ci guarderà più tardi, se volete sostenere il progetto Minecraft, andate sul sito Patreon che vedete adesso, dove ci sono dei sistemi di abbonamento che ci servono per andare avanti. Costa semplicemente dal più piccolo a 1 euro un caffè al mese. Quindi, se volete, ci date una grande mano anche condividendo il progetto, anche condividendo la diretta. Quindi, più se ne parla di artigianato, di tradizioni, di nuove generazioni che prendono le vecchie tradizioni e cercano un po' di mandarle avanti, secondo me, meglio parlarne. E più si fanno cose interessanti. E abbiamo fatto le 7. I commenti non c'è nessuno, però magari nelle prossime volte, le prossime ore o magari da domani, se qualcuno vedendo questa diretta o questa sera o domani o nei prossimi giorni, se volete fare dei commenti, fateli sotto e vi risponderemo. E grazie Monia, grazie ancora. Grazie, grazie a te e viva le tradizioni, viva la marchigianalità, ecco, non so se l'ho detto. Perfetto. Ciao, grazie mille. A presto, Ciao. grazie, ciao. Ciao, ciao.